La terza edizione del Trofeo Piccole Donne ancora una volta è stato un successo straordinario, ha raddoppiato nei giorni, ha raddoppiato nei numeri. Ci racconti insomma questi due giorni di grandi emozioni sportive, ma anche e soprattutto per quella che è la finalità che avete scelto fin dall'inizio. E risultati incredibili, possiamo dirlo fortissimo, abbiamo raddoppiato gli ingressi del pubblico, diciamo che non ci aspettavamo una partecipazione così grande anche da chi viene fuori regione, quindi per me è già un risultato incredibile e spero di fare ancora meglio l'anno prossimo. Questa sì è la terza edizione del trofeo Piccole Donne, io sono fondatrice e organizzatrice del trofeo di questa terza edizione, della prima e della seconda, e un trofeo creato per aiutare i figli delle vittime di violenza, quindi con il ricavato, con l'intero ricavato, noi andremo a creare delle vere e proprie borse di sport che speriamo possano un po' alleviare i loro pensieri. Bellissimo il trade union, insomma tante piccole donne in acqua in uno sport che ormai si è aperto anche al maschile per fortuna, ma che è chiaramente insomma molto femminile, dedicato al centro antiviolenza Mascherona. Com'è nata l'idea? È nata dopo, diciamo, durante il Covid, diciamo che le possibilità per stare insieme erano poche e quindi ho deciso di creare una possibilità di stare insieme, ho deciso di darci un significato e quindi ho contattato subito la responsabile del centro antiviolenza Mascherona, che si è dimostrata disponibile e entusiasta della mia idea. I numeri di quest'anno straordinari, 600 atlete in acqua. Più di 600 atlete in acqua, nel senso che abbiamo avuto anche iscrizioni dell'ultimo minuto e abbiamo soprattutto raddoppiato il pubblico, cioè il pubblico che è venuto, ripeto, fuori regione per vedere noi, per vedere le ragazze, per donare e per aiutare la comunità. Nuoto artistico che insomma sta crescendo tantissimo, abbiamo anche in Liguria, voglio dire, delle testimonial d'eccezione, da Linda Cerruti alle sue compagne della nazionale, e è un'attività che qui al FIGOI proponete ovviamente con una realtà che sta crescendo anno dopo anno. Sì, è una realtà che, come hai detto tu, sta crescendo anno dopo anno e diciamo che è uno sport che può dare molto soprattutto a livello di unione, sostegno, insegna questi valori e noi allenatrici, io e le mie collaboratrici cerchiamo di instaurare loro questi sentimenti ogni giorno. Tra l'altro si inizia giovanissime, a che età una bimba può già iniziare? La più piccola dei nostri ha 5 anni, però non c'è età, chi vuole, chi ha voglia di salire sulla nostra nave può unirsi quando vuole, ecco. Stai già pensando alla prossima edizione, visto il grande successo? Ovviamente sì, sto già pensando e lavorando già alla prossima edizione e anzi, stay tuned perché secondo me ne vedremo delle belle. Una bellissima occasione, lo sport per il sociale, il trofeo Piccole Donne per il centro Mascherona, ma quest'anno una chicca in più, una canzone realizzata proprio con i pensieri delle piccole donne che sono scese in acqua, che tu hai ovviamente trasformato in un bellissimo pezzo. Com'è nata l'idea? Ma l'idea è nata da una proposta, proprio quella di realizzare una sigla per l'evento e ascoltando un po' quello che avevano da dire le ragazze tramite il loro pensieri, ho pensato cos'è che può essere un po' il filo rosso che unisce tutto. Io ho pensato proprio il rapporto di fiducia che magari c'è fra compagne di squadra, quindi il fatto di contare l'una sull'altra. E quindi la canzone ha preso proprio questo titolo, Conta su di me, e le ragazze poi sono venute in studio da me a registrarla e è stato molto bello perché quando erano dentro e chi stava cantando aveva tutto il supporto delle compagne. È stato proprio un gioco di squadra anche in quell'ambito lì e il risultato direi che è stato molto soddisfacente. Qual è il messaggio della canzone? Il messaggio è proprio quello di fare squadra, non solo in vasca ma anche fuori, nonostante le difficoltà che ci possono essere nella vita, nella società in cui viviamo, anche magari i condizionamenti che subiamo in qualche modo, però facendo squadra, facendo gruppo, anche queste difficoltà si possono superare. È un pezzo che ovviamente sarà per sempre la sigla del trofeo Piccole Donne, ma insomma state pensando anche a divulgarlo attraverso ovviamente poi quelli che saranno i canali social, anche perché insomma sarebbe bello contagiasse sempre di più tante piccole donne. Sì, c'è sicuramente anche quella idea, ci stiamo ragionando e speriamo che questa canzone possa arrivare a più persone possibili perché pensiamo che riesca a dare veramente un messaggio significativo. Siamo contentissimi, eravamo un po' preoccupati perché i numeri quest'anno erano veramente veramente grandi, ma per ora, toccando ferro come si dice, stia andando tutto bene e sì, per le prossime edizioni
Io come sempre mi affiderò alla grandissima Yaela Carboni, mia collaboratrice, che ha fatto il grande merito di essersi inventata e coordinare tutti questi eventi. E nulla, ripeto, la soddisfazione è tantissima, perché vedere così tante atlete che riescono a esprimersi all'interno del nostro impianto, a gareggiare, però comunque sempre con, ripeto, con l'intento della beneficenza verso il centro antiviolenza Mascherona. So che stiamo raggiungendo, oltre che dei numeri, sia sul livello dei numeri sia sul livello della beneficenza, un risultato incredibile, quindi vi terremo aggiornati anche su questo, e spero davvero che questo evento possa crescere di anno in anno, passare da una, due, tre giornate. Dedicheremo tutte le giornate che potremo a questo meraviglioso evento e nulla. Quindi ringrazio tutti i partecipanti, genitori, società, atleti, un grande grazie, perché è un successo veramente. Non ci sono manifestazioni di nuoto artistico, quindi siamo contenti di essercela, tra virgolette, inventata. E hai detto bene, nel senso che sì, sicuramente il gestore di impianto, ho messo a disposizione tutte le forze, le risorse che potevo, ma senza i giusti collaboratori non si può fare niente. Quindi ravvivo il mio ringraziamento ai miei collaboratori, che la maggioranza, anzi quasi tutti, sono venuti qua gratuitamente proprio perché è un evento di beneficenza, e ripeto, spero che questa cosa possa diventare sempre sempre più grande, perché riuscire a dare, come dicevo, una borsa di sport, come le chiamiamo noi, a questi bambini. L'anno scorso abbiamo fatto fare a 20 bambini gratuitamente lo sport per un anno. Secondo me quest'anno riusciremo a fare ancora meglio, quindi questa è la soddisfazione assolutamente più grande che ci portiamo a casa.